Che fatica, tanta fatica. Prima un top, niente, Auto Union non esiste, quindi adesso ci portano un somaretto, l'asinello, e con l'asinello arriviamo all'Indos. Dicono che ci vengono a prendere con la navetta, dicono. Abbiamo scelto l'isola di Rodi perché è il giusto mix di storia antica e meraviglie naturali. L'isola è in assoluto più facile da scoprire della Grecia perché è piccola, ma la nostra destinazione finale è l'Indos, e dopo aver preso finalmente la nostra bella 500, in soli 35 minuti saremo nell'incantevole l'Indos. Quanto ci piace questo posto! Io e Silvia siamo campioni del mondo di Rodi, quindi preparatevi, mettetevi comodi, perché vi porteremo a conoscere tutto quello che c'è da vedere della fantastica isola di Rodi. Come quartier generale abbiamo scelto l'Indos perché secondo noi è veramente il posto più incantevole di Rodi. Sì, costa un pelino in più rispetto a tutto il resto, però ha un mare meraviglioso, una location fantastica, in più ha il giusto connubio tra arte, storia, cultura, mare e, se vuoi, anche dello shopping. E poi qui c'è la nostra seconda casa, si chiama l'Indian Meat, è un residence con degli studios, che sono degli appartamenti, dove all'interno hai tutte le comodità, più la cucina, un bel bagno ed un letto comodissimo, in più una vista pazzesca sull'acropoli di Lindos. C'è la meravigliosa delle novità, stanno proprio avanti. Questo è il garage elettrico, questo non c'hai paura di niente. Garage d'ultima generazione con vista, costo 30 euro. Tiè, da che roba. Così, giusto per scaldarci, iniziamo dalla baia di St. Paul, una baia fantastica messa proprio dietro al villaggio di Lindos. Qui possiamo incontrare uno degli stabilimenti più esclusivi dell'intera isola. Si chiama Tambakio ed è un posto fantastico. Oggi pensavo di fare una cosa a livello un po' più basso e quindi tambacchio. Tanto. C'è fatica, lo so, pure tanto. Però ricordatevi sempre che io lo faccio per voi. Mi sacrifico, guarda, mi sto pure a pensare. Thank you.
che fatica, tanta fatica. Come la piscina comunale. Beh, è una piscina naturale. È il luogo in assoluto in tutta l'Indos che pensa al tuo benessere. Qui, stando comodamente sdraiato sul tuo baldacchino, puoi chiamare un cameriere e farti servire tutto quello che vuoi. Ti vedo sofferente però un pochetto, oggi in sei tutta. Ma ora la questione è una, è finita la cosa che quando eravamo ragazzini il costume te lo levavano subito perché sennò prendevi freddo. Abbiamo proprio una maglia che ti copre tutto il corpo, così rimani bagnato tutto il giorno. E perché? E perché il bambino con il pigiama riga? Perché il pigiama riga? Perché? Ma poi siete tedeschi, cazzo, il pigiama riga, dai. Fiore all'occhiello del Tambacchio è anche un affascinante ristorante che offre un'esperienza unica combinando la gastronomia greca con una vista spettacolare sul mare. Ora, immaginatevi seduti a un tavolo in riva al mare, circondati da una tranquillità senza pari, con il suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia sottostante e una leggera musica in sottofondo. Il Tambacchio di Lindos è rinomato per i suoi piatti a base di pesce fresco e frutti di mare, preparati con maestria e passione. Le specialità locali come il polpo grigliato e lo tzatziki sono assolutamente da provare. Se siete in cerca di una combinazione perfetta tra buon cibo, relax e una vista spettacolare, beh, signori miei, il Tambacchio è il posto giusto per voi. Questo è l'effetto che fanno le birre agli inglesi, cioè ci saranno 20 cm di altezza d'acqua e loro vanno a cacciare non so di che cosa. La gente sta fuori di testa.